Diciamo che comincio un po' all'antica, ringraziando Matteo per avermi invitato, perché, tanto perché consente a una persona che non ha né incarichi né ruoli pubblici né di partito di poter dire due parole, di dare un contributo come voi al Big Bang, insomma, a capire che cosa vogliamo per l'Italia. Se mi permettete, lo ringrazio particolarmente perché mi ha invitato, come molti altri, senza chiedere giuramenti di fedeltà né a una corrente né a un capo corrente. E questo è l'aspetto fondamentale. Seconda cosa che voglio dire è questa. Io, se, visto che qui si dice se fosse io, dico, se io potessi essere la leadership, essere nella parte della leadership del Partito Democratico, io a ogni volta che avrei l'occasione di parlare, che avessi l'occasione di parlare, direi bisogna andare a votare per cambiare questa situazione, ma non si può andare a votare con questa legge elettorale, perché questa legge elettorale che fa un Parlamento di nominati può andare bene a qualche cerchio magico, ma non va bene per avvicinare o per riavvicinare ciò che è riavvicinabile degli italiani alla politica. E direi anche che le primarie aperte per scegliere la leadership e per scegliere anche i nostri candidati, tanto più se si dovesse andare a votare con questa legge, io li farei diventare una proposta e non me lo farei chiedere, perché questo potrebbe servire per aiutare di nuovo ad avvicinare ciò che è avvicinabile alla politica. Mi ha colpito l'altro giorno un'analisi, un'inchiesta pubblicata sulla Repubblica di Ivo Diamanti, dove diceva che il 20% degli italiani dà la fiducia, dà la sufficienza al governo e il 20% degli italiani dà la sufficienza all'opposizione. Io lo trovo un dato estremamente preoccupante. Allora forse dobbiamo fare uno sforzo, perché quando è così vuol dire una cosa, badate, che in campo ci sono solo i tifosi e con i tifosi si può anche vincere, ma di sicuro, a parte che si rischia anche di non vincere, ma di sicuro non si governa, perché se in campo non entra la parte grande dell'Italia, beh, non, chiunque sia nel palazzo non governa. Allora io credo dobbiamo far capire meglio cosa vogliamo per l'Italia. Questa mi pare la sfida, visto che il tempo è finito, se ho capito bene. No, ormai 2 minuti proprio. Allora, io credo che la metterei così: la lettera di Draghi e Trichet, non quella di Berlusconi, secondo me consente di caricchiarire bene, perché quella lettera ci dice che cosa bisogna fare per tenere in piedi l'Europa. Noi dobbiamo dimostrare, e questa dovrebbe essere la sfida del centro-sinistra, dimostrare che si può corrispondere a quello che ci chiedono per tenere in piedi l'Europa, mettendo l'equità sociale al primo posto. Cioè bisogna ripercorrere quella lettera con la chiave dell'equità sociale, e lo si può fare capitolo per capitolo, compreso anche quello dei licenziamenti. Perché guardate, io non ci sto a farmi imporre un manifesto ideologico del capitalismo selvaggio secondo cui le imprese non investono in Italia perché non c'è sufficiente libertà di licenziamento. Questo neanche gli imprenditori più intelligenti lo chiedono. Però a me non sfugge che i licenziamenti purtroppo ci sono e ce n'è tanti, e che ci sono tantissime aziende oggi che licenziano e spesso sono aziende che non rientrano neanche nella copertura della cassa integrazione. A me non sfugge, perché ieri mattina quando sono sceso a prendere il caffè, la barista mi ha detto che suo figlio, che sperava che col 31 agosto gli confermassero il contratto triennale da magazziniere, invece non gliel'avevano confermato, che c'è una quantità di persone
che non ha nemmeno la, che non ha nessuna garanzia, che è alla mercé del rinnovo del contratto triennale. Allora, qui siete, molti di voi non erano nati, ma alcuni sì, perché vedo anche qualche vecchietto come me. Ne parlava Giorgio Ruffolo nel 1975. È possibile che non si possa costruire un mercato del lavoro in cui da una parte non si obbliga l'impresa a tenere in piedi dei posti di lavoro che non hanno più riscontro nella produttività e nella produzione, e dall'altra parte non si lasciano le persone sole alla mercé di un mercato selvaggio, non si lasciano i giovani soli alla mercé di un capitalismo che li usa come merce e poi li butta quando non servono più? Secondo me c'è, e noi dobbiamo inserirci in questo. Questo è il progetto che noi dobbiamo dare in Italia. Ultima cosa, Matteo, spero che qui qualcuno mi risponda. Da qua ho fatto 10 anni il sindaco, ogni volta che andavo in assemblea politica chiedevo: secondo voi è più di sinistra, mi faccio riferimento all'intervento dell'avvocato Maresca di prima, è più di sinistra tenere il 60%, anche il 100% delle azioni in una società ex municipalizzata per avere il controllo e avere le poltrone relative nel consiglio di amministrazione, o è più di sinistra se io scelgo magari al 30% come fanno tutte le grandi imprese e il restante lo utilizzo per investire e fare ad esempio degli asili nido, delle case per anziani? Allora, capitolo liberalizzazione, capitolo privatizzazione, lettura che mette l'eguaglianza sociale e la giustizia sociale al punto. Matteo, qui a me ha colpito soprattutto lo spirito, oltre che i contenuti, la voglia di partecipare. Mi pare che ci sia un problema, e lo lascio a voi organizzatori, come tutto ciò può pesare nella vicenda politica del centro-sinistra e del Partito Democratico. Io sono uno che credo di aver fatto in modo complessivamente positivo un'esperienza di governo. Sono uno che non ha mai detto e non dirà mai che quell'esperienza di governo la mette a disposizione solo se fa il numero uno. Quindi la mia parte sono pronto a farla.